facciamo questa grande audizione? Stanno tutti aspettando. Dai, allora iniziamo. Sai, oggi troverò la mia attrice protagonista. Sarà esagerata. Sai, io queste cose me le sento. Ciao, sono qui per il provino del cortometraggio per la scuola. Bene, grazie di avercelo ricordato. Pensa, io sono il regista e lui è lo sceneggiatore. Ah, davvero? Pensa. Già. Allora, ci faresti per favore il tuo pezzo? Oddio, ora? Proprio adesso? Non so se ce la faccio. Allora, non so se posso credere alle persone. Cosa provano? So anch'io cosa provano, ma... E poi non me la ricordo più. Nome. Cioè, scusa? Il mio nome? Ora perché state dall'altra parte vi permettete pure di fare le domande? Guardate che qui siamo tutti uguali, eh. Ma no, tranquilla. Ma tranquilla cosa? Ma pensate questi, che schifo. Fascisti! Nome? Ah, ok, ma lo devo dire tutto per intero? Ma sì, certo. Cioè, intendi per intero nome e cognome? Sì, certo. No, perché allora c'è un errore di fondo. Mi avete chiesto il nome, io ho chiesto se dovevo dirvelo per intero e mi avete risposto di sì. Quindi non capisco perché, se volevate anche il cognome, non mi avete chiesto nome e cognome per esteso. Posso iniziare subito con la mia esibizione? No, perché davvero se no mi viene l'ansia. Ma sì, certo, vai, vai. Ma che fai? Mi interrompi? Ma no, guarda, vai tranquillo. Ah, ti ci metti pure te? Ma no, guarda, deve esserci un errore. Lo sapete, è per colpa di gente come voi. Se i talenti non vanno avanti in Italia. Addio! Cioè, io sono venuta, ma non ho proprio capito che devo fare. Hai portato un monologo? No. No, non lo sapevo proprio che serviva questa cosa. Cioè, io sono venuta, però non ho capito che devo fare. Devi fare il provino. Scusa, come pensavi di fare? Pensavo di improvvisare. Bene, allora improvvisa! Ah, va bene. Però non me la sono preparata all'improvvisazione, Allora, punto primo, a me non vi rivolgete con questo tono. Punto secondo, io se avessi quei capelli non uscirei di casa. Punto terzo, il progetto fa schifo. E quarto... Prossima! Allora, io ho lavorato nell'opera teatrale di Gigi Lomoccolo a Civita di Barbetta. Poi ho lavorato con Enzo Cicciolo nel suo cortometraggio, che è stato persino proiettato alla sagra della Lumaca di Campagnola del Pozzo. Ah, bene. Ci fai vedere qualcosa? Perché? Non vi fidate? Ma no, ci fidiamo. Ma lo devi fare? Il provino? Oddio. E che sono domande da fare ad un provino queste? Che amatoriali! Il prossimo! Allora, io sono Doriana Dolly Stella Star, ma tutti mi chiamano Dolly Do. Questo è il tuo nome d'arte, ma quello vero? Doriana Dolly Stella Star. No! No! Scusami. Il nome vero. Questo è il nome vero, ve l'ho detto. Doriana Dolly Stella Star. Ah, questo è il nome all'anagrafe. Mentre quello d'arte è Dolly Do. Ma no, è Carmela di Ponzo. Ok, tu sei? Bellissima. Ok, sì, questo lo vediamo. Ma noi volevamo sapere... Allora... Io sono una persona
buona, dolce, solare, sensibile, comunicativa e anche bella. Delle volte mi domando perché io sono così bella. E poi vedo gente come voi che siete così brutti. Che peccato. Oddio, oddio, oddio! Sono emozionatissima, mamma mia, ora mi calmo, eh! Oddio, mi tremano le mani. Un attimo. Ok, sto a carica. Che devo fare? Il provino. Ah, ok, ok. E che devo dire? Devi dire il tuo nome e poi fare il tuo monologo. Lo sai? Mica me lo ricordo. Il monologo? No, come mi chiamo? Prima ero in ansia, in crisi. Via! Lo ripeto, questo non è un mestiere per tutti. Quindi la cosa più importante in questo lavoro, se sarete interessati, sarete interessanti. Questo lo diceva sempre la mia insegnante, che è stata una grande insegnante. E questa cosa è fantastica, perché ogni volta che io penso a questa cosa mi rendo conto di quanta ignoranza esiste in questo mondo, nel mondo dello spettacolo, di chi fa questo lavoro, no? Quindi dobbiamo documentarci. Se volete fare gli attori non potete non sapere chi è Peter Brook, no? E lui diceva, noi siamo il nostro respiro. La prima cosa che dobbiamo imparare a fare è imparare a respirare, ovviamente non diceva solo lui, no? Per questo dobbiamo cercare di imparare veramente la respirazione. Sicura di me stessa, perché sono una persona prova quasi sempre vergogna, imbarazzo, quindi questa esperienza mi ha aiutato a essere molto più sicura di me stessa. Per me è stata la prima esperienza di comunque ballo, perciò che devo all'inizio fare di movimento, e infatti all'inizio ero non preoccupato, però comunque avevo un po' vergogna, ero timido, non sapevo come muovermi. Mentre invece più avanti ho preso più confidenza e... Mi sento più consapevole del mio corpo. Di solito non sono una persona timida, però per quanto riguarda il movimento proprio del corpo sono sempre stata un po' incerta e quindi penso mi abbia aiutato a diventare un po' più sicura. Siete tutti più belli, vedo tutti più belli. Per la prima volta non mi sono sentita giudicata quando ho fatto una cosa che magari è fuori dalla norma, come prima quando siamo messi a fare movimenti alla fine a caso nel cerchio, non mi sentivo giudicata come solitamente mi sarei sentita, quindi mi sento più rilassata, più libera, meglio. Svilupparli. Quindi, allora, intanto per andare a sentire i nostri muscoli, quindi, e risvegliarli. Allora, con le nostre dita scendiamo dalla fronte, arriviamo alle tempie. Massaggiamo anche in profondità, Dobbiamo proprio andarli a svegliare. Questo è risveglio muscolare. Poi scendiamo sotto gli zigomi. Sentiamo i nostri zigomi. Ognuno con i propri tempi. Poi andiamo a sentire l'aggancio della mandibola proprio vicino alle nostre orecchie, come dicevamo prima.
qui, sentiamo la mandibola. Se voi sapete usare le parole in modo vero, veritiero, se voi siete veramente dietro quella parola, voi a dirla, a sentirla, a caricarla di emozione, a darvi un contenuto, se la aprite, gli buttate dentro tutto quello che avete, ma voi stessi, allora quella parola può diventare la cosa più potente al mondo. Non dimenticatevi mai che io posso avere armi, tutto quello che voglio, però alla fine la parola scritta è la cosa più potente che c'è. Aria. Yes. Aria. 13 Mario. 13 Mario. Di più. Calero.